Lotta alla prostituzione. Multe fino a 500 euro per il cliente e 300 per chi esercita, con contravvenzione recapitata direttamente all'indirizzo di casa. Questa è la proposta ancora da definire e da presentare in giunta capitolina di Rossella Matarazzo, vice capo di gabinetto del sindaco Marino con delega alla sicurezza, che nel rinnovare il regolamento di polizia urbana, fermo da 68 anni, prospetta questa soluzione per mettere alle strette il mercato del sesso, soprattutto nelle zone con maggior concentrazione, come Salaria e Cristoforo Colombo. Potrebbe essere perciò indicata all'interno della sanzione la violazione del codice della strada per chi effettua manovre di adescamento. I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per progetti di vicinanza e recupero delle prostitute vittime di tratta. Ma cosa ne pensano i cittadini? Certo, per un discorso di privacy forse non sarebbe il caso che arrivassero così. Io penso che per questioni di privacy non andrebbe fatto nessuna multa, inviare a casa, perché la gente ha il diritto di fare quello che vuole nella sua vita. La verità è che io non sono contraria. Ritengo che fondamentalmente in un rapporto, cioè c'è un discorso sia morale che ritengo in un rapporto lo vorrei sapere. Ma tanto poi se uno vuole nascondere una cosa è capace anche di nascondere una multa, quindi non è quello il problema, credo. E credo che anche in base al discorso della prostituzione, credo che debba essere presa la cosa in modo molto più diretto, e questo mi sembra sempre quelle scelte che poi non porteranno nessun vero cambiamento. Io penso che questo non sia un modo semplicemente efficace per risolvere il problema, in quanto è un modo personalmente molto all'italiana, cioè noi tendiamo spesso a buttarci sull'accusa, sulla punizione, come è sempre stato fatto prima, quindi bisogna agire a monte sul problema e questo non è risolutivo.